Detassazione, cancellazione delle cartelle esattoriali, finanziamenti garantiti e azzeramento delle CRIF. Sono solo alcune delle proposte avanzate da Guerino Testa per consentire ai commercianti, penalizzati dalle continue chiusure per l'emergenza sanitaria, di resistere ai gravi effetti collaterali della pandemia. Ristori e indennizi non bastano più. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale occorrono infatti nuove e più adeguate misure urgenti per sostenere il commercio messo in ginocchio dal perdurare della crisi. È un mondo che sta vivendo un periodo drammatico, probabilmente non tutti ce la faranno, finita la zona rossa, finita la pandemia. C'è una zona rossa che si alterna a momenti di giallo, di arancione e quindi che non dà continuità di lavoro. Sono imprese che hanno investito decine e decine di migliaia di euro per fare magazzino, quindi io ritengo che bisogna che il governo centrale presenti un pacchetto di risorse, un pacchetto di riforme importanti per il settore. Sicuramente il fondo perduto rappresenta uno dei tasselli fondamentali, ma io aggiungerei anche un accesso al credito garantito dallo Stato, perché oggi molti hanno difficoltà ad accedere al credito anche in tempi certi. Io penso che sia opportuna anche una detassazione, ad esempio, dei magazzini, perché molti negozi di abbigliamento hanno giacenze importanti in magazzino per svariate decine di migliaia di euro. Penso che sia opportuno dare un segnale concreto sia per quanto riguarda gli affitti e sia per quanto riguarda anche il personale. E quindi oggi o il governo attua una serie di riforme, un pacchetto poderoso, importante e concreto, ma anche in tempi molto, molto stringenti, molto veloci, altrimenti il settore del commercio, che rappresenta una percentuale del PIL fondamentale per la nostra Italia, andrà a svanire con effetti drammatici sia da un punto di vista finanziario ma anche e soprattutto da un punto di vista della forza lavoro e quindi dell'occupazione. Lavorerete concretamente quindi come regione per far arrivare queste proposte al governo? Innanzitutto dovremmo noi come regione cercare di velocizzare al massimo il pagamento e il contributo del fondo perduto. Sappiamo perfettamente che sono ancora migliaia di contribuenti che non hanno ancora ricevuto il contributo da mesi. Ma qui non per cercare di trovare un alibi, ma la regione si è trovata con oltre 50.000 domande a fondo perduto che sono arrivate. Ma ripeto, il contributo a fondo perduto serve, ma rappresenta solo una parte di un tutto, perché oggi il commercio, ad esempio, sconta l'accesso al credito, che è uno dei problemi più urgenti da risolvere.